ha una colpa anche il pubblico, il fruitore, perché non studia, non studia, non legge, non ascolta, non approfondisce certe cose che sono fondamentali per l'esistenza della specie umana. La sensibilità va alimentata e va alimentata attraverso la cultura. Il sapere raffina i mezzi di percezione e quindi questa per me è una colpa dell'individuo, no? La seconda cosa è che comunque anche se hanno colpa il pubblico, io do ragione al pubblico perché andare ai concerti, alle mostre è una noia mortale. Ti annoi, anch'io, io ogni tanto dico, ok, dai Luca, vai a un concerto, no? E poi è un'ora di sofferenza allo stato puro perché è musica che non trasmette. La sperimentazione è un processo per arrivare a, non è il lavoro finale. No? Allora, ecco, qua c'è una grande confusione. Io non posso mettere in scena un processo che non ha forma. Da tutti i punti di vista, teatrale, musicale, artistico, scultura, pittura, in tutti i generi. E adesso la confusione totale è questo, che si mette in scena l'esperimento, ma l'esperimento per me è uno strumento che poi serve per generare l'opera. Lavorare sull'opera. L'esperimento serve a creare è uno strumento a creare delle tecniche che servono a te per esprimerti. La maggior parte delle volte vado a sentire, a vedere degli esperimenti, magari anche riusciti male, perché è come nella scienza. Tu esperimenti, una volta trovi il risultato, una volta è un disastro, no? E quindi mettono in scena questo elenco di esperimenti che non hanno senso. Quindi il pubblico ha ragione ad annoiarsi e non andare agli spettacoli o le mostre. Si è dimenticato che la musica deve comunque emozionare. Io mi ricordo la prima volta che ho sentito Octofonie, che dura un'ora e mezza, di musica elettronica di Stockhausen con lui alla regia, è chiaramente un lavoro molto complesso dal punto di vista elettronico, di scrittura, di spazializzazione. Io ho avuto la sensazione che fosse durato 15 minuti, mi ha cambiato la vita, non ho dormito, dentro me c'erano un connubio di scontri, di emozioni, di passioni, di riflessioni che mi hanno fatto capire che l'opera d'arte, la vera opera d'arte è quella che ti cambia. L'opera d'arte vera che funziona quando veramente il risultato del tuo lavoro di ricerca come artista, è compiuto, è quando trasforma sia te stesso che un'altra persona. Da quel momento che hai vissuto quell'esperienza non sei più lo stesso.